sono gli elementi principali del parco, per poi poter di conseguenza sviluppare quelli che sono gli elementi fondamentali della nostra responsabilità sociale di impresa. Prima di tutto abbiamo ovviamente considerato qual è il numero di interlocutori che siamo diciamo, abituati ad ospitare in una stagione del parco. Noi abbiamo più o meno 1 milione di visitatori all'anno, siamo il terzo parco per affluenza in Italia e pensate che si concentrano tra l'altro in un periodo molto limitato, quindi parliamo più o meno di 150 giorni di apertura all'anno. Questo che cosa fa sì? Fa sì che il parco si trasformi in una sorta di vera e propria cittadina, per cui dobbiamo essere in grado non solo di alimentarla con l'energia, pensate a quanta energia possono consumare le oltre 41 attrazioni che abbiamo nel parco, ma dobbiamo anche dotarla di servizi, primo fra tutti i punti di ristoro. Questo perché ovviamente essendo un parco di portata nazionale, ovviamente la maggior parte delle famiglie che viene a visitarci non si porta il picnic da casa, ma deve poter fruire della ristorazione ed essere in grado di fare una raccolta differenziata con quelli che magari sono degli imballaggi non comuni per loro, perché come ben sapete, a seconda della regione e del comune ci sono delle pratiche ben diverse. Per cui in questi anni, insieme a Cristina Gilardi, che è la nostra consulente ambientale, abbiamo dovuto confrontarci con tutta una serie di difficoltà per poter diventare un parco sempre più ecosostenibile. Quelli che sono, diciamo, i pilastri di attività ecosostenibili che abbiamo messo in piedi in questi 10 anni, direi da quando il parco ha cambiato proprietà e nome ed è diventato l'Olandia, si basano soprattutto su questi aspetti. Allora, il primo fra tutti, abbiamo iniziato da qualcosa di semplice, perché non potevamo misurarci con ovviamente il punto più difficile, ovvero la gestione della ristorazione. L'utilizzo della carta riciclata. Essendo un parco che comunica a tantissime persone, abbiamo iniziato quindi a fare una scelta, diciamo, socialmente responsabile, quindi cerchiamo di utilizzare materiali già riciclati. Secondo, fra tutti, l'inserimento di compattatori PET, perché ovviamente l'utilizzo delle bottigliette di plastica all'interno del parco divertimenti sono tantissime. Terzo, che direi è stato il passo più grande che il parco ha fatto, è stato appunto rifornirsi da energie da fonti rinnovabili, proprio per il consumo elevato di energia che siamo ovviamente obbligati a dover gestire. A questo punto abbiamo cercato di inserire l'utilizzo di materiali riciclati in maniera un po' più impattante nel parco, quindi anche quando andiamo a realizzare una nuova attrazione, faccio un esempio, il mondo di Peppa Pig. Abbiamo la necessità di inserire dei pavimenti antitrauma, perché immaginate i bimbi piccolini che corrono e vogliono divertirsi. Ovviamente non possiamo farli inciampare sul cemento, è fondamentale che ci siano anche delle pavimentazioni adeguate. Bene, per farlo abbiamo quindi inserito l'utilizzo di materiali dei pneumatici fuori uso. A questo punto poi abbiamo iniziato quello che è il progetto che tra poco Cristina andrà ad approfondire, l'introduzione delle stoviglie biodegradabili e compostabili all'interno di tutto il comparto ristorativo. Ultimo punto, ma non per importanza, è stato il passo ulteriore che abbiamo fatto l'anno scorso. Nel momento in cui abbiamo ampliato quello che è stato il sistema di diciamo, parcheggi, perché ovviamente incrementando il numero di ospiti, anche il servizio banale del luogo dove far parcheggiare le auto diventa per noi di fondamentale importanza, abbiamo scelto di costruirlo con delle coperture tramite dei moduli fotovoltaici, in modo da continuare con questa circolarità diciamo, di un'economia ecosostenibile. Per fare tutto questo abbiamo anche dovuto tenere in considerazione un elemento importantissimo. Ho iniziato, diciamo, questo intervento raccontandovi che siamo un parco a tema. Per essere un parco a tema ovviamente non possiamo prescindere dall'essere divertenti e comunque da parlare con il linguaggio dei bambini. Ecco perché per diciamo, iniziare questo progetto pilota molto importante, il comparto ristorativo, uno degli elementi fondamentali a cui ci siamo appoggiati è stato il lavoro con un team di creativi per avere un diciamo, amico dell'ambiente che ci aiutasse nel comunicare tutte quelle che sono i nostri gesti a favore dell'ambiente e in particolare appunto il comparto ristorativo. Quindi abbiamo inserito questo personaggio che si chiama Gnam Gnam. Passerei a questo punto la parola a Cristina in modo da potervi raccontare un po' più nello specifico che cosa abbiamo realizzato. Buongiorno a tutti. Allora, vediamo se. Allora,
prendiamo insieme per completare, diciamo, il quadro che Nicoletta vi ha fatto del parco. Vi voglio dare un'idea, spero divertente, delle attività che noi facciamo con i bambini per riuscire a parlare di tematiche quali i rifiuti in un linguaggio ovviamente da parco. Quindi questi sono solo degli esempi di eventi, uno che svolgiamo assieme a Legambiente, chiudiamo il mini mondo, che viene fatto sulla Mini Italia, che è presente all'interno del parco, dove la ricopriamo di rifiuti e abbiamo inserito ovviamente anche l'umido, non immaginate le bucce di banana ovviamente, ma abbiamo lavorato sulle stoviglie anche con i più piccoli, e facciamo questa attività che ci permette in modo giocoso di parlare anche ai bambini più piccoli della parte ambientale, dei rifiuti, del riciclo, quindi loro li raccolgono con noi, lo facciamo con le scuole. E poi facciamo dei laboratori dove gli facciamo vedere cosa succede a questi rifiuti se vengono raccolti in modo differenziato. Oppure celebriamo la giornata mondiale della terra con un evento, siccome abbiamo un autodidattico, liberiamo sempre quei bambini e le coccinelle. Questo è per farvi capire che noi con i nostri piccoli ospiti cerchiamo all'interno del parco di fargli provare un'esperienza bella ma ricca di contenuti, ma questo ci permette anche di comunicare all'esterno, cioè di far vedere, di promuovere uno stile di vita diverso. Quindi per questo che diciamo gli eventi dedicati ai piccoli, ma che hanno fatto parlare anche sulla stampa della parte di sostenibilità e di rispetto dell'ambiente. Veniamo al progetto. Veniamo al progetto. Allora, l'abbiamo chiamato Rifiutami col cuore. Vi faccio vedere delle tappe. Nel 2014 abbiamo completamente stravolto in ambito ristorazione inserendo le stoviglie delle gravi compostabili. Non è stato ovviamente un lavoro semplice cambiare completamente tutte le referenze in ambito ristorativo. Poi negli anni a venire abbiamo lavorato, e poi vi farò vedere una bella immagine, sulla personalizzazione delle stoviglie, perché come potete immaginare ci sono molte stoviglie, noi li utilizziamo tutti i materiali biodegradabili e compostabili, quindi non solo il cartoncino accoppiato alle bioplastiche come ad esempio nei bicchieri, ma usiamo PLA, Mater B, tutto quello che il mercato mette a disposizione. Però voi immaginate, come diceva Nicoletta, non sono imballaggi comuni, cioè le persone comuni maneggiano abitualmente a casa loro, per cui si ritrovano a dover gestire a livello di raccolta differenziata degli imballaggi diversi. Quindi è stato importante riuscire a individuare quali erano le criticità da questo punto di vista per comprendere. Allora, noi abbiamo utilizzato uno strumento molto valido al parco, nel senso che fortunatamente noi facciamo spessissimo, anzi per tutta la stagione, dei questionari ai nostri ospiti, cioè c'è un dialogo continuo. Questo cosa ci ha permesso? Ci ha permesso innanzitutto di dialogare con gli ospiti, quindi comprendere ciò che per loro era difficile e quindi in un certo senso informarli. Quindi pensate che strumento potente, mi viene da dire, riuscire a dialogare con così tante persone, e vi assicuro che è un lavoro che può farlo proprio una persona che ha una formazione su questo. Poi negli anni successivi abbiamo ovviamente sempre potenziato la comunicazione, ma ci siamo adeguati anche a quelle che erano le esigenze della ristorazione. Vi faccio un esempio: se noi in ambito ristorativo ovviamente distribuiamo dei succhi di frutta in vetro, abbiamo poi bisogno che lo staff, il nostro staff, metta a disposizione degli ospiti per far sì che avvenga la raccolta del vetro. Vediamo quali sono stati i punti di forza del progetto. Allora, come noi diciamo, prima di iniziare questo progetto abbiamo fatto diversi tentativi, cioè con contenitori per la raccolta differenziata di diverse tipologie. Ma ci siamo scontrati con una realtà molto dura, tante persone, tante teste, provenienza da, appunto, da tutta Italia, con modalità diverse, quindi tanta fatica a fare la raccolta differenziata. Cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di semplificare.
un unico getto per riuscire a conferire tutto quello che c'è sul vassoio nel contenitore del liquido. Tranne ovviamente, cosa che noi indichiamo, lo scontrino e le bottigliette di plastica che vanno direttamente, abbiamo dei compattatori molto carini che fanno rumore, che schiacciano, quindi ai bambini piacciono tanto e li portano la bottiglietta. Ma un altro elemento da non sottovalutare è la formazione dello staff. Tutto lo staff deve essere coinvolto. Perché siamo partiti a raccontarvi i valori del parco? Perché è quello che noi abitualmente facciamo con i nostri colleghi per far capire a cosa teniamo, cioè a cosa è caro per il parco, cioè non è solo un progetto a sé stante, ma proprio tutto un percorso che noi stiamo facendo per migliorare il nostro impatto ambientale. Quindi la formazione è fondamentale e anche il loro coinvolgimento, tanto che soprattutto agli inizi, che è stato molto faticoso, erano addirittura i nostri colleghi della ristorazione che incentivavano gli ospiti a portare tutto quello che c'era sul vassoio nel bidone dell'umido. Quindi è stato molto importante anche per lo staff proprio ristorazione, che sono stati coloro che poi ci hanno aiutato a selezionare tutti i materiali, essere molto convincenti ed essere, diciamo, lavorare in squadra. La comunicazione. Allora, la comunicazione, come vedete dall'immagine, abbiamo utilizzato sia un colore, cioè troverete verde in qualsiasi componente che va conferito nell'umido. Ovviamente il nostro gnam gnam verde, come vi diceva Nicoletta, è la vocina ecologica del parco e parla un linguaggio adatto ai bambini, cioè lui è goloso di stoviglie biodegradabili e compostabili, quindi quella forma fa sì che il bambino porti il suo vassoio direttamente nella bocca di gnam gnam, per darvi un'idea un po', ma è un modo, diciamo, giocoso, ma che ti porta a ottenere i risultati che desideri. Invece abbiamo fatto un po' bruttino, grigetto, l'indifferenziato, giusto per metterlo un po' sottotono. Poi avremo gnam gnam giallo, che è goloso di plastica, e così via. Questa è, diciamo, la semplicità che ci ha portato, diciamo, a comunicare in modo diretto con i nostri ospiti. Come vedete, quello è un bicchiere, aspetta che mi soffermo sul bicchiere in cartoncino, visto che era uno dell'elemento di questo convegno, che è accoppiato alla bioplastica, al Mater Mille in questo caso. Per noi è stato un importante strumento di comunicazione, perché noi sulle singole referenze, dove era possibile e dove necessario, andavamo con una scritta diretta, buttami nell'umido, perché quello è il messaggio principale che a me serve. Però poi, sulla tovaglietta, sulla cartellonistica, siamo andati a spiegare, cioè ad approfondire. Quindi quello genera curiosità, cioè se io sono una persona curiosa, ho l'informazione per compiere l'azione corretta, ma ho anche un elemento che mi genera curiosità per capire cosa sta succedendo a questa stoviglia. Vediamo alcuni risultati. Allora, i risultati negli anni per quanto riguarda la raccolta della frazione organica sono questi. Cosa è successo dal 2014? Ci siamo, diciamo, settati nel 2017 su 26 tonnellate. E cosa è successo? Allora, negli anni noi, ovviamente è un progetto che noi abbiamo strutturato nel tempo, anche perché comunque servono delle economie per riuscire a farlo, e non solo tra l'altro delle economie, vi dirò, servono anche delle buone collaborazioni, cioè nel senso che questo progetto noi siamo riusciti a farlo partire nel 2014 facendo delle sperimentazioni in pillole nel 2013 grazie a collaborazione con Novamont, che ci ha supportati, e anche con Ecozema, che ha lavorato a braccetto per riuscire a farci ad aiutarci anche nella selezione delle referenze, perché quando fai un cambiamento così grosso, e i miei colleghi di ristorazione mi hanno spiegato che non tutti i contenitori possono essere adatti a delle patatine, cioè, quindi per l'umidità, per quant'altro, per cui ci sono anche delle parti tecniche che vanno ovviamente valutate. Quindi
Cosa è successo? È successo che introdurre delle stoviglie biodegradabili e compostabili per un'azienda, è inutile che lo neghiamo, comporta dei costi aggiuntivi. Costano di più, certo, lo sapete meglio di me, costano di più. Ed è stata anche una leva per riragionare l'imballaggio a livello di ristorazione, cioè dire, ma io se devo arrivare a quell'asticella un pochino più alta, forse posso ridurre il numero di imballaggi che utilizzo a livello di ristorazione per compensare il mio extra costo. Insomma, un po' di conti in tasca li abbiamo fatti. E questo è stato comunque uno stimolo positivo, perché comunque davanti a una difficoltà, come dire, l'essere umano si ingegna per trovare la soluzione. E quindi abbiamo... Ovviamente noi dobbiamo sempre stare attenti, perché è importantissima anche la presentazione dei prodotti agli ospiti, devono essere gradevoli i contenitori e buono il contenuto. Quindi negli anni cosa è successo? Che abbiamo lavorato anche sulla qualità del cibo, ma stiamo ancora lavorando, ovviamente il percorso è lungo. Migliorare la qualità del cibo significa, soprattutto per famiglie con bambini piccoli, avere anche minor avanzi di cibo, minor scarti, che quindi sono comunque un peso a livello di raccolta differenziata. Un'altra componente per noi molto importante è ragionare in termini di... Cioè, questo per noi è stato dove volevamo arrivare, un esempio di economia circolare. Quindi noi all'interno del parco nel 2015 abbiamo approntato un orto didattico, quindi è un modo per riuscire a parlare di un tema così delicato anche ai bambini, in quanto fanno la raccolta differenziata viene gestita dalla municipalizzata con un ritiro porta a porta, viene portato l'impianto di compostaggio. L'impianto di compostaggio restituisce al parco il compost di qualità. Ovviamente noi ne utilizziamo una minima parte direttamente nel nostro orto, però questa è una bella storia, una storia che può essere raccontata, vissuta anche dai bambini. Se un'azienda, non so, un'altra realtà mi dovessero chiedere che consiglio dopo questa sperimentazione, insomma, dopo questo progetto, mi sento di dare è sicuramente quello di avere uno staff solido con competenze. Infatti non per niente siamo qua in due in rappresentanza di un progetto, ma siamo un pochino di più, e avere, diciamo, l'apertura di dialogare con le diverse realtà che hanno magari più competenze di noi, cioè appunto chi lavora direttamente su questi materiali, ma anche la municipalizzata con la quale bisogna gestire la logistica, o i fornitori che devono darti le stoviglie in questo caso. Quindi questo è a pensarci, un consiglio che io sicuramente mi sento di dare. Non lo so. È tutto.